scuola abbiamo accolto la sfida di essere calati nella contemporaneità. Noi abbiamo fatto il grandissimo sforzo di spiegare alla società contemporanea qual è il ruolo degli architetti, degli ingegneri, degli specialisti nel campo del restauro architettonico per la società contemporanea. Questo ci ha visti presente nelle sfide principali che la città e il territorio di questa scuola hanno affrontato sul patrimonio architettonico. Abbiamo lavorato su pezzi di storia importantissimi come la Certosa di Capri, su cui abbiamo fatto un workshop, su Palazzo d'Avalos a Procida. Abbiamo prestato gratuitamente e volontariamente le competenze di architetti, ingegneri, archeologi e storici dell'arte che si stanno formando a questa scuola, che sono quindi professionisti già formati e laureati che stanno ulteriormente approfondendo la loro carriera, sperimentandola sui massimi monumenti, se vogliamo usare una parola ancora ottocentesca, del nostro patrimonio e del nostro territorio. La passione che anima molti dei nostri specialisti e che li vede poi anche impegnati non solo nel campo professionale, ma anche e soprattutto nella tutela del patrimonio. Li ritroviamo dopo pochi anni come dirigenti, come sovrintendenti, come direttori generali, come l'architetto Mariano Nuzzo ha appena detto, lui si è specializzato in questa scuola e oggi fa il sovrintendente all'area metropolitana di Napoli, proprio perché sempre più questo titolo viene riconosciuto anche dal Ministero della Cultura come requisito fondamentale per l'accesso ai ruoli di dirigenza del Ministero della Cultura. Abbiamo un placement del 98%, quindi abbiamo un livello di posizionamento nel mondo del lavoro e dei nostri specialisti davvero eccellente.